Mister, un po' di delusione forse per il risultato, ma non per la prestazione. Sì, assolutamente. No, non dimentichiamo che questa partita comunque aveva un indice di difficoltà molto, molto alto, molto elevato. Per di più veniva anche nel mezzo di una serie di partite giocate alle 21.45, giocate con squadre che avevano riposato anche molto di più, come la Roma, perché la Roma aveva anche un giorno in più di riposo. Noi venivamo dalla trasferta di Ferrara. Non è che sono attenuanti, però in un periodo sicuramente come questo, adesso la fatica inizia a farsi sentire. Quindi a questi ragazzi posso dire solo grazie. E sono ragazzi che iniziano anche a giocare partite con una pressione diversa rispetto al passato. È inevitabile quando giochi con una pressione diversa rispetto al passato, hai bisogno di abituarti anche a questo tipo di partite, hai bisogno comunque di convivere, ecco, con questo tipo di pressione, con questo tipo di fare per forza risultato. Ebbene, dai, quattro giornate d'anticipo a livello matematico Champions League, hai 14 punti di distacco sulla Roma, sul Napoli, sul Milan, altre squadre attrezzate come l'Inter per entrare comunque nelle top 4, però tante volte, ecco, quello che mi sorprende è vedere come viene attaccata l'Inter. E magari tante altre stanno lì dietro e nessuno dice niente, ecco. L'ultima da parte mia, poi do la linea allo studio. Tatticamente, mister, l'avevate preparata così? Sì, l'avevamo preparata così, cercando di avere superiorità numerica a centrocampo. Uno tra Barella, Gagliardini e Brozovic, soprattutto durante la pressione, ecco, loro cercavamo di trovare il centrocampista libero. Poi saremmo dovuti essere un po' più bravi nel momento in cui riuscivamo a trovare il centrocampista, a verticalizzare anche l'attacco delle punte, doveva essere migliore. Anche nel secondo tempo a Lautaro l'attacco è giusto, però bisogna farlo a tempo giusto, al movimento giusto, aprendoti e non finendo in fuorigioco, perché ripeto, a volte i dettagli spostano il risultato, ecco. Studio. Mister, buonasera. Io vado sulla sua scia e le dico che comunque secondo me l'Inter, al di là del fatto che magari non riuscirà ad arrivare ai stessi punti della Juventus o davanti, ha fatto comunque finora un'ottima stagione, secondo me, considerando le difficoltà che ci sono state. Ecco, magari non si parla mai del fatto che lei ha dovuto fare a meno di Stefano Sensi praticamente per tutta la stagione, che Barella l'abbiamo avuto per una ventina di partite, che lo stesso Sanchez l'abbiamo avuto fuori per 3-4 mesi. Abbiamo 72 punti, al momento siamo praticamente in Champions League. Ecco, secondo me, al netto di tutto, considerando anche che è il primo anno di un progetto che si spera vincente, ecco, secondo me c'è uno smile a giudicare questa stagione. Io penso che al di là di tutto il tifoso interista deve essere orgoglioso di questa squadra. Io penso che i numeri che sta facendo questa squadra sono numeri importanti. Solo 4 sconfitte, come la Juventus capolista, la migliore difesa, il secondo miglior attacco. Ripeto, distacchi con squadre attrezzate per fare qualcosa di importante e anche importante, cioè, quando parli di 14 punti alla Roma o tanti punti di distacco dal Napoli o dal Milan, cioè, tutti pensano che sia una cosa normale, ma io dico non è una cosa normale, perché queste sono squadre comunque attrezzate per fare per lottare per la top 4. Detto questo, noi stiamo cercando di combattere, di fare qualcosa di importante. Ripeto, Roma no, stiamo a Roma, ecco, ma Roma non si costruisce in un giorno.
quindi bisognerà avere pazienza, bisognerà capire che ci vorrà un po' di tempo e mettere delle basi solide. Mi auguro, ecco, che tutti capiscano questo. Max? Ciao Antonio. Logicamente io credo che all'inizio della stagione il campo di Roma sia sempre un campo difficile, quindi è uno di quei campi dove sai che puoi anche avere delle grandissime difficoltà contro una squadra che comunque mi sembra stata ben messa in campo. Però volevo chiederti questo: nel percorso di crescita della squadra adesso ci sono ancora 4 partite tutte importanti. Per quello del quale parlavi tu, della pressione, ossia che i ragazzi si devono abituare ad avere, secondo te quanto saranno importanti le prossime gare proprio per poter crescere e poi disputare anche un'Europa League ad agosto che vi vedrà come protagonisti, immagino? Ma guarda, rimangono 4 partite, quindi è giusto che noi queste 4 partite, al di là di tutto, no? Le affrontiamo al massimo sempre, perché comunque l'ambizione è quella di giocare ogni partita per vincere, che possa essere una partita di campionato o un'amichevole, la mentalità deve essere quella, provare a vincere. È inevitabile, poi ci sono anche gli avversari, come stasera c'è stata la Roma, no? E quindi alla fine è stata una partita equilibrata, qualche episodio un po' particolare, però alla fine penso che sia stata una partita equilibrata. Noi dobbiamo abituarci a giocare con queste partite, con questo tipo di pressione, abituarci anche a gestire i momenti durante la partita. Sicuramente l'episodio alla fine del primo tempo ci ha un po' innervosito. I ragazzi nello spogliatoio li ho visti abbastanza nervosi. Siamo rientrati un po' nervosi, ecco. Dobbiamo imparare in tutto, anche a gestire questi momenti, anche a volte delle decisioni un po' così, e cercare di migliorare. Però ripeto, ragazzi eccezionali, al quale io non posso che dire grazie per quello che stanno facendo, per l'abnegazione, il sacrificio, la voglia, la determinazione che ci stanno mettendo, perché solo la fatica che stanno facendo a giocare ogni 3 giorni, a tornare alle 4 di notte, a fare trasferte come a questa. Dispiace solamente che ci siano giocate una partita importante come quella con la Roma dopo un tour de force, mentre magari qualcun altro ha avuto un calendario un po' più un poco agevole, ecco. Grazie mister. Grazie a voi.